Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. In questi abbiamo visto come i social siano diventati anche delle vere e proprie tribune politiche, dove molto personaggi famosi amano prendere posizione riguardano tematiche di attualità, la stessa politica ma anche cronaca. Riuscire ad empatizzare con il pubblico anche attraverso dei temi seri, è di sicuro una delle peculiarità principali per alcuni di quelli che lavorano sui social, o che li sfruttano per tenersi in costante contatto con il pubblico. Ci è riuscito in questi anni anche un personaggio che ha avuto una carriera molto particolare e versatile. Stiamo parlando di Francesco Facchinetti, artista, conduttore ma anche personaggio pubblico che ha saputo dare ai suoi canali social una connotazione ben precisa. Francesco parla della sua vita privata, mettendo in campo anche questioni personali che attirano il pubblico, curioso di approfondire la conoscenza di un personaggio così carismatico. Figlio d'arte, porta sulla spalle anche un cognome molto importante ereditato da papà Roby Facchinetti. Questo però, non ha impedito all'ex DJ Francesco, di avere una sua immagine ben precisa nel mondo dello spettacolo. E così ha cominciato nel mondo della musica provando a seguire le orme di papà Roby. Dopo qualche anno però, il giovane Facchinetti si è discostato da un mondo che gli stava dando forse meno di quanto si aspettasse. E così si è avvicinato a quello dello spettacolo, con il quale ha avuto un successo importante nelle vesti di conduttore. Da qui anche la voglia di tenersi in stretto contatto con i tantissimi fan che sono aumentati con il passare degli anni. Francesco Facchinetti distrutto, l'assurda situazione l'ha devastato. Come detto, per Francesco è stato importante in questi anni l'utilizzo dei social. Attraverso questo, infatti, ha saputo tenere botta con grande personalità, riuscendo anche a prendere posizione su tematiche molto serie. Facchinetti ha spesso parlato di temi particolari, che creano discussione ed ovviamente ne evidenziano anche il carisma. In queste ore ha preso posizione su un fatto di cronaca molto serio. Siamo un mondo di bestie, ha così esordito Francesco parlando di un fatto davvero assurdo. La morte di una bambina di soli 16 mesi perché abbandonata dalla sua mamma in quel di Milano, notizia che ovviamente sta facendo il giro d'Italia e sulla quale anche Francesco ha voluto prendere parole per commentare il tutto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente.